Dopo aver realizzato alcuni maglioni per me, mia nipote mi chiede di fare uno per lei. Lo vuole semplice, lineare e piuttosto largo. In primis facciamo il modello con relativi schema dietro, avanti e maniche. Maglie da aggiungere ed eliminare. Ideale per taglia L/XL, lavorato con ferri ed uncinetto numero 3,5. Ecco ideato il davanti con relative specifiche. Qui abbiamo il dietro e le maniche. Bene, cominciamo con il dietro e con una base semplicissima. Lavoriamo tante maglie quante sono riportate nel modello. Lo stesso facciamo con le righe. Iniziamo a togliere per il giro manica e per il giro collo. Arrivati a finitura, chiudiamo le ultime maglie, tiriamo il filo e tagliamo. Il dietro ora è finito, cominciamo il davanti e poi le maniche. Lavoriamo le maglie alla diritta o rovescia, così come riportato nello schema del modello. Fino a terminare il dietro, avanti e maniche. Adesso mettiamo il dietro e avanti sovrapposte, con il diritto e il rovescio dalla parte esterna. Prendiamo un ago, infiliamo del filo e cominciamo a cucire, sempre dalla parte del rovescio, unendo i laterali, in questo modo. Adesso andiamo a lavorare le maniche. Con uno spillo segniamo la metà della parte superiore della manica. Facciamo ricadere la metà della manica superiore alla cucitura del dietro e davanti sopra nella spalla. Ed uniamo le maniche della parte inferiore, lasciando liberi i polsini. Adesso il nostro maglione è quasi pronto. Andiamo a rifinire. Con l'uncinetto numero 3,5 cominciamo a fare il bordo sotto del golfino. Lavoriamo a punto basso. Io ho fatto 8 righe, ma voi potete farne tante quanto desiderate. Facciamo la stessa lavorazione nel collo e nei polsini. Nella parte del rovescio, e cioè all'interno, andiamo a rifinire. Andiamo a riprendere tutti i fili che avevamo lasciato in sospeso. Adesso laviamo e facciamo asciugare il nostro golfino. Ed eccolo indossato. Mia nipote è entusiasta, lo mette quasi tutti i giorni. Semplice, no? Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao!